Cari telespettatori, bentrovati alla nostra 22esima puntata della trasmissione L'occhio del commercialista. In questa puntata abbiamo la fortuna e l'onore di avere come ospite il professore Marco Musella. Il professore Marco Musella è un professore ordinario di economia politica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Federico II di Napoli e insegna economia politica e teoria economica dello sviluppo umano. È anche direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della stessa università. Presiede il comitato scientifico del corso di perfezionamento in politiche e strategie di fundraising presso l'Università Federico II, è presidente della società Meridionale, la prima piattaforma di crowdfunding sociale meridionale, ma forse italiana, perché credo che sia una realtà italiana, nazionale, direttore di due collane sull'economia sociale della casa editrice Giappichelli di Torino, presidente di Iris Network, il network degli studi di ricerca sull'impresa sociale, ed è stato preside della Facoltà di Scienze Politiche, coordinatore del dottorato di Scienze Politiche e Istituzione in Europa del 2014, coordinatore del master di secondo livello in analisi dei fenomeni della criminalità organizzata e riutilizzo sociale dei beni confiscati, altro punto che svilupperemo. È stato vicepresidente della Fondazione Banco di Napoli e ha pubblicato più di 15 volumi, circa 120 saggi, e ha coordinato progetti nel campo della politica sociale, iniziative di ricerca nell'ambito dell'economia sociale e del settore no profit. Questo, come dire, come cappello iniziale per rappresentare che il nostro interlocutore è un interlocutore qualificato in quella che stiamo portando avanti come realtà di indicare ai colleghi quali possono essere i campi di azione dell'attività di dottore commercialista e come questa attività di dottore commercialista possa essere strategica in un settore come quello appunto considerato fino a qualche tempo fa un po' una cenerentola dell'economia. Il terzo settore invece è diventato importantissimo negli ultimi anni, la sua importanza è talmente cresciuta che il legislatore ha ritenuto necessario procedere ad una riforma completa di tutta la normativa che riguardava il terzo settore e quindi arrivare poi alla necessità di conseguenza, per quanto riguarda queste aziende, di dotarsi degli strumenti migliori per poter affrontare le sfide dell'economia nel terzo settore, che comprende il volontariato, comprende tutta una serie di attività che adesso andremo a specificare. Professore, questa necessità oggi di avere questa figura, noi parliamo del dottore commercialista nelle aziende, è diventata, come abbiamo detto, strategica. Ci può fare un attimo una panoramica così di quelle che sono le necessità di questo tipo di aziende, quali sono i campi di attività di questo tipo di aziende, questo del terzo settore, come si sviluppano e quali sono le sue prerogative? Allora, come diceva lei, è cresciuto molto negli ultimi anni il terzo settore ed è anche cresciuto non solo quantitativamente, ma è cresciuto in questa dimensione di un soggetto imprenditoriale. Voi dite aziende, noi diciamo imprese, certo. Comunque siamo d'accordo sul fatto che non è più semplicemente un associazionismo erogativo, ma è anche un settore in qualche modo produttivo. Forse il legislatore non è andato fino in fondo nel provare a mettere ordine in questa materia e fare, diciamo, una distinzione netta fra l'attività di impresa di quelle organizzazioni di terzo settore che fanno attività di impresa e quelle organizzazioni di terzo settore che svolgono invece più una funzione associativa. Certo. Al limite erogativa, ma senza essere, diciamo, necessariamente inquadrabili nel concetto di impresa, senza avere un'azienda come struttura caratterizzata.
Allora, la cosa che mi sembra rilevante rispetto anche al ruolo dei dottori commercialisti è quella di che in fondo questo mondo, che chiamiamolo con il nome delle imprese sociali, che certo, è il nome al quale siamo affezionati, questo mondo delle imprese sociali è cresciuto molto e con la riforma si presenta come una possibilità anche in molti altri settori, rispetto anche alla legislazione del 2005-2006, sono stati ampliati i settori in cui è possibile costituire imprese sociali. Allora ecco che tutto lascia prevedere che ci sarà un grande sviluppo di queste realtà, tutto lascia prevedere anche se la stessa riforma è in mezzo al guado, perché come dire, il nuovo governo non si è dato da fare per portare a termine diciamo, tutto quello che andava fatto in termini di atti normativi perché la riforma potesse partire davvero. Però nonostante questo, diciamo, c'è da prevedere che si andrà in quella direzione. E andando in quella direzione è molto importante che le organizzazioni crescano ordinatamente. E in questo quindi facendo molta attenzione alla gestione amministrativa, facendo grandissima attenzione alla gestione contabile, quindi in questo tutto il tema dei bilanci, e anche addirittura il legislatore impone obblighi rilevanti in modo diverso a seconda del tipo di organizzazioni, è inutile entrare troppo nei dettagli, certo, nel momento in cui chiede appunto a queste organizzazioni addirittura di redigere i bilanci sociali, che è un tema diciamo di confine immagino con l'attività dei commercialisti. Molto interessante, però, perché al di là e oltre quello che è il classico diciamo bilancio ragionieristico che noi conosciamo e che viene normalmente applicato alle imprese che si trovano a operare sul mercato, questo tipo di bilancio è un bilancio che invece copre e necessita quindi coprire altri punti fondamentali nell'attività. Sì, nel senso che forse il punto di partenza da cui nasce anche questa esigenza è che è importante che anche culturalmente il mondo dei dottori commercialisti faccia proprio è il fatto che nella stessa definizione di terzo settore il legislatore del codice del 2017 ha superato un poco quella disattenzione che si era avuta nella legislazione precedente, che in qualche modo è figlia di una concezione delle organizzazioni non profit che aveva dominato la scena in Italia, in Europa e anche un po' nel mondo, che non dava troppo peso nella definizione stessa a quello che si produceva come effetto, come cambiamento. Allora il bilancio sociale è uno strumento che invece il legislatore richiede perché ha inserito tra i requisiti delle organizzazioni del terzo settore il fatto che devono produrre cambiamento sociale, misurare e quindi anche misurarlo, certo, che questo è il tema poi delle valutazioni di impatto sociale. Certo, e quindi in questa misurazione la presenza quindi all'interno del dottore commercialista è fondamentale, sia credo che nell'ambito della classica attività di consulenza, ma anche e fondamentalmente nel controllo di gestione, che credo, certo, che sia diciamo fondamentale, perché è una delle caratteristiche che più sono mancate nell'ambito del terzo settore, cioè la possibilità di inserire all'interno di queste attività il controllo di gestione che ci consente e consente quindi anche alla stessa azienda di capire cosa sta facendo, come lo sta facendo, in che direzione sta andando. Sì, in questo senso è importantissimo che il mondo del terzo settore capisca che per crescere bisogna dotarsi di strumenti adeguati, di strumenti anche tecnico-professionali adeguati a fare le cose fatte bene. Allora in questo si incrocia, con questo si incrocia anche un po' uno spazio professionale dei dottori commercialisti che essi stessi devono forse imparare a conoscere le caratteristiche di questo mondo per poter aiutare le persone che ci lavorano dentro con passione, con impegno, pieni di ideali, aiutarli diciamo nel processo di ordinare i percorsi, certo, in modo da rendere quello che si fa
compatibile con le normative, con le prospettive, sostenibile dal punto di vista economico e in generale organizzativo. Certo. E quindi tutto questo è uno spazio interessante, però bisogna anche insomma mettersi a studiare questo mondo, certo, in un modo che, perché non è la stessa cosa dell'impresa propria. Certo, è un solo settore... fatto che io non ho il profitto, diciamo così, o l'utile come elemento che caratterizza il risultato di queste imprese, ma ho altro che devo anche aiutare ad individuare. Certo. Però tenendo presente che queste imprese devono rispettare le norme, avere una compatibilità di bilancio sempre rispettata e quindi così solo possono procedere e svilupparsi. Quindi diciamo, ecco, in questo senso l'intervento del professionista, che comunque si deve specializzare, comunque si deve approfondire, comunque deve studiare, questo mi sembra fondamentale, ma diciamo, questo tipo di impegno dovrebbe essere ben ripagato dalla possibilità di trovare, diciamo, soluzioni di lavoro praticamente all'interno di queste realtà che aspirano ad avere diciamo, professionalità di, insomma, specifiche ed elevate, perché consideriamo che parliamo sempre di un settore molto delicato in tutti gli ambiti che va a toccare e che voi in qualche maniera conoscete benissimo, perché chiaramente facendo questo percorso mi viene naturale collegarmi anche alla fortunata esperienza della vostra iniziativa, della società Meridonare, che è questa realtà nata all'interno della Fondazione Banco di Napoli e che chiaramente in questo ambito ha investito notevoli energie, notevoli risorse, anche perché oltre a essere di supporto a queste iniziative cerca anche di portare, come dire, questo ragionamento di qualificazione, anche di qualificazione professionale al suo interno. Ecco, Meridonare lo fa rispetto ad un altro aspetto dello sviluppo del terzo settore sul quale è necessario investire, che il fundraising, la raccolta fondi, non è un fatto spontaneo, in parte lo è, però è chiaro che viene fatta meglio e strategicamente costruita in modo più intelligente se c'è un supporto di una struttura come la nostra. E allo stesso modo, diciamo, l'ausilio che il dottore commercialista può dare è un ausilio tecnico di cui apparentemente uno potrebbe non avvertire l'esigenza, però alla prima occasione si rende conto che così facendo sbaglia. Sì. E questo almeno io lo sento dire molto, che poi alla fine vedo tante realtà che si scontrano con queste difficoltà. Devo dire anche che spesso si scontrano con una mancata conoscenza da parte ma anche nel campo legale, certo, del consulente legale come del consulente fiscale o commerciale rispetto a questo strano alle problematiche, le problematiche che vengono fuori, perché sono problematiche tutto sommato molto diverse e molto forse anche lontane da quelle che normalmente noi viviamo, certo, nell'ambito del settore commerciale, imprenditoriale. E anche la legislazione è molto frammentaria, confusa, si sovrappongono norme diverse. Io per mia fortuna non faccio il commercialista, ma capisco che, diciamo, tante volte integrare le norme, casomai generali, con le norme specifiche non è una cosa facile. Questo diciamo, è colpa del legislatore. È colpa del legislatore, anche il mestiere del commercialista, cercare di venirne a capo in qualche maniera nel miglior modo possibile. E quindi diciamo. Questa esperienza di Meridonare, che è un'esperienza unica per quanto io ne sappia nel panorama, certamente nel panorama meridionale, ma anche nel panorama italiano. Però qualcuno italiano. Ci ha cominciato a imitare. E questo è un fatto positivo. Perché, insomma, casomai anche in questo caso, come è accaduto per il discorso della prima banca d'Italia, c'è una... da stabilire chi è stato il primo, ma insomma i primi direi che siamo stati noi nel mettere in piedi questa iniziativa bella, che diciamo è molto promettente sotto il profilo anche della trasformazione della filantropia. Certo.
che poi è uno degli elementi di sostegno di tutto questo mondo. Vorrei che lei ricordasse ai nostri telespettatori quanto Meridionare è riuscito a mediare nella raccolta di fondi fino ad oggi. Ebbene, fino ad oggi sono stati raccolti quasi 1.900.000 euro in 2 anni di attività. Diciamo, sono passati per la piattaforma un po' meno di 150 progetti, tante energie positive che in qualche maniera si sono messe in campo anche grazie al nostro aiuto, che non sono solo le energie di chi i progetti li ha proposti, certo, ma anche quelle di chi ha dato un contributo perché potessero essere realizzate. E questo è, diciamo, è bellissimo, che questa iniziativa di volontariato unita alla filantropia possono essere messe insieme in questa realtà nella società Meridionare, che nasce con questo cappello di assoluta qualità, che è quello che dà direttamente la Fondazione Banco di Napoli, di cui lui è stato, diciamo, prima anche vicepresidente. E, un passaggio mi farebbe piacere anche farlo sull'analisi che, avendo lei fatto il coordinatore del Master di Analisi dei Fenomeni di Criminalità Organizzata e Riutilizzo Sociale dei Beni Confiscati, argomento questo un po' scivoloso forse, perché... Sì, scivoloso, argomento, diciamo, come dire, in cui anche dobbiamo registrare che il nostro paese è bravissimo anche a fare leggi, no? Certo. L'idea di colpire le mafie sull'economia, di colpirle nei loro patrimoni, è un'idea, diciamo, geniale, che nasce all'indomani di vicende tristi della nostra Repubblica, ed è un'idea che però forse avrebbe richiesto, o richiederebbe oggi, siamo ancora in tempo per farlo, un apparato e una strumentazione più efficace per poter essere gestita questa trasformazione. Io devo dire che il Master non è stato un successo, continuo a girare in convegni e in iniziative in cui mi viene detto, quasi accusando noi universitari, di non fare la formazione che serve alle realtà, al mercato. Devo dire che spesso, quando noi poi proponiamo queste iniziative formative, non incontriamo anche il concreto interesse questo è il dei motivo mondi che dovrebbero essere. Perché in realtà questo è uno di quei settori nei quali il dottore commercialista, per le capacità e le competenze che ha acquisito nel corso anche della sua attività, potrebbe essere, come dire, il classico destinatario del rapporto con il magistrato per la gestione di questi beni confiscati, delle aziende, certo, con l'agenzia per la gestione dei beni confiscati. Però anche da questo punto di vista, essendoci forse un po' anche la difficoltà da parte dell'agenzia, forse mi permetto di dire, a gestire questi beni in maniera propositiva, noi ci troviamo molto spesso ad avere queste aziende che in qualche maniera, bene o male, hanno prosperato, gestite in questo ambito hanno prosperato, e nel momento in cui vengono sottratte a chi fino a quel momento li ha gestiti e affidate alla gestione in qualche maniera commissariale, alcune di queste aziende non riescono a sopravvivere. Sì, lì ci sono aziende che non devono sopravvivere, perché sopravvivevano solo perché avevano dei presupposti, forse dei presupposti di violenza, non di mercato. Non di mercato. Ma ci sono altre aziende che possono stare legalmente e proficuamente sul mercato. Rispetto a quelle, tante volte è come se mancassero gli strumenti. Anche qui, diciamo, c'è un problema di completare una legislazione, definire delle strutture anche amministrative che possano reggere il peso di patrimoni consistenti, certo, talvolta, per i quali, diciamo, anche sono stati spesi fondi europei per mappare queste realtà, e non so però quanto si è riuscito a fare questo lavoro istruttorio che andrebbe fatto, ma che andrebbe poi, diciamo, come dire, continuato nella predisposizione di strumenti adatti per fare il passaggio. Allora immagino che anche lì
si ferma le possibilità del dottore commercialista. Cosa potrebbe fare un collega che voglia eventualmente specializzarsi in questo settore? Dove può eventualmente trovare le competenze giuste, i luoghi giusti dove, come dire, specializzarsi? Ma insomma, ci sono un po' di iniziative. Noi stessi, io ho ceduto poi la direzione di questo master alla professoressa Monica Massari, che è una sociologa del nostro dipartimento, assai brava e competente su questi temi, soprattutto sull'analisi dei fenomeni criminali. E appunto lei, che in collegamento con altre università dove si fanno master analoghi, si sta procedendo in Italia a creare un coordinamento tra vari master in questo ambito, immaginando che ciascuna realtà si specializza su un punto specifico. Noi dovremmo restare specializzati su questo tema dei beni confiscati, ma insomma staremo a vedere anche se c'è domanda di formazione in questo ambito. Perché questo è il problema, è che io sono convinto che non c'è domanda perché non c'è conoscenza. Lo so. Questo purtroppo è uno dei problemi. Non c'è conoscenza, uno deve investire delle risorse nella formazione, a parte il tempo, anche un minimo di risorse economiche, a rischio, diciamo. Certo. Oggi appunto le persone, i corsi post-universitari o diciamo di aggiornamento di questo genere preferiscono andare a fare in quelle due o tre realtà che già hanno agganci più diretti con il mondo del lavoro, su tematiche più strettamente connesse con il mondo del lavoro. Però insomma di questo attraverso lei terremo informati. Certo, perché questo potrebbe essere un'opportunità importante, ripeto, è una di quelle attività che io sono convinto possano essere di supporto alla società e dare una mano anche ai colleghi, anche quelli più giovani, perché ci sono molti colleghi giovani che hanno volontà, cercano ambiti professionali, hanno ancora l'entusiasmo necessario per poter gettarsi in queste, diciamo, avventure, perché comunque è chiaro che nessuno ti garantisce da questo un po', però è chiaro che se si segue un corso e di certezze maggiori aiuterebbe a investire. Un quadro di certezze maggiori, certo. Nessuno purtroppo vuole certezze assolute, no. Però qualche certezza in più darebbe. Una domanda finale sull'attuale situazione economica nella quale si trova la nostra la nostra Repubblica, la nostra cara Repubblica. Ma io non so valutare del tutto le cose, perché bisognerebbe avere più elementi. Certamente il quadro è difficile. Io penso non tanto, è più un problema politico che economico in senso tecnico, perché io penso che anche lì ci siamo un po' troppo legati le mani negli anni. E quindi, come dire, i margini per gestire la politica economica sono diventati così risicati da rendere le cose molto complicate, non solo economicamente, ma penso più politicamente, perché realmente andiamo verso una situazione in cui dell'Europa tanti si vorranno sbarazzare se l'Europa è solo un vincolo. Certo, non riesce a diventare un'opportunità. No. Questo è uno degli elementi, sensazione forte, sì, che diventa una sorta di... Purtroppo si diffonde sempre di più quando vediamo delle cose che... Insomma, mettere la sovranità popolare in contrapposizione con l'economia e con le regole, diciamo, che sembrano sacre dell'economia, non mi sembra una strategia politicamente vincente. Beh, fino ad oggi pare che tutto sommato non abbia portato grandi risultati. No, se non alla Germania, che anche lo ha di suo, certo. Ma questo. Diciamo, da questo punto di vista non è proprio ottimista da quello che vedo. No, non sono molto ottimista, devo dire. Non sono molto ottimista, ma quel discorso sarebbe più politico. Certo. Anche perché vedo che non si riesce ad essere, da parte soprattutto delle parti politiche, un po' obiettivi nel cercare di affrontare le cose, indipendentemente da se si sta al governo o all'opposizione. Certo. Questo purtroppo in questo paese è un elemento negativo, perché, come dire, quando si è sempre tutti contro tutti,
non si riesce a fare squadra, no, e non si riesce a far partire. Sì, sì, questo è uno dei problemi. Io la ringrazio di questa, di queste testimonianze, e speriamo di riuscire a aver dato qualche elemento in più ai nostri amici telespettatori che possono prendere spunto da queste interviste per trovare eventualmente un modus operandi diverso da quello che purtroppo è diventata la nostra professione in questo momento, e contiamo di avere informazioni da poter trasferire non appena questo, per esempio, questo corso dovesse finalmente diventare, decollare e diventare propositivo. Grazie, grazie mille, buonasera. Grazie.